Shabada, 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 Katla Kunta Takuntaro, Kostake de la Fola Loca, Klebella es le boca, Kostake de la Fola Loca, Klebella es le boca, Kata canto, Katla Kunta, Katla Kunta, Katla canta, Kostake de la Fola Loca, Katla Kunta Takuntaro. Costa che della folla d'oca, sfogatla, puntatla, contaro. Costa che della folla d'oca, che bella e sle poca. Costa che della folla d'oca, che bella e sle poca. Tocatla canta, tocatla conta, tocatla conta, tocatla canta. Costa che della folla d'oca, sfogatla, puntatla, contaro. Costa che della folla d'oca, che bella è l'epoca. Costa che della folla d'oca, che bella è l'epoca. Vado? Assom in quater, parlom dialet, assom do stran, radio animel. Assom in quater, parlom dialet, assom do stran, radio animel. Devo parlare così? Posso fare quando... Assom in quater, parlom dialet, assom do stran, radio animel. Assom in quater, parlom dialet, assom do stran, radio animel. A som in quater, parlom dialet, e som nostran, radio animel. A som in quater, parlom dialet, e som nostran, radio animel. Faccio ancora, ne faccio un'altra, faccio ancora, ne faccio un'altra, faccio ancora, ne faccio un'altra, faccio ancora, ne faccio un'altra. Ah no, scusa, no, pensavo... Assom in quater, parlom dialet, som no stran, radio animel. Hold on to people and slip away. Oh, eccoci, buonasera. Ciao ragazzi. No, stranoni. Scusate il ritardo, ma c'è, abbiamo delle novità che non potevamo non tardare. Non potevano, sì. Po, ogni volta che andiamo in onda, che si impegna l'usina per radio in email. Ringraziate la Madonna, ringraziate la Madonna e baciate il rosario. Ringraziate lei. Questa qua, sì. Perché assaio un mio nuovo quanto. Tutti al vuoto i cambiamenti di parametri galle che ormai diventa male. Mi ha rischiato di sluttare a venerdì sera. Esatto, però anche stasera li abbiamo inculati. Bon, blonca veda. E si invece, dunque, preparatevi. Perché sta arrivando dentro il più grosso... Beh, tanto diciamo una cosa, che non c'è il Conte qua. Ah, vabbè, non c'è il Conte, vabbè. Perché alla Cattedra Neva, perché Conte, davanti a Casuale, in un lavoro sottesta. Ero troppo preso dal... Lo so. Quando ci sono degli ospiti del genere, lo so. Però visto. Il Conte comunque, la telefonica che arriva. Vedrai Ferrarotta, l'ha detto. Adesso arriverà. Cioè, buono, sarà mai che smette in macchina che arriva. Montare le catene. Al vai due all'ora, già quando è guida. Ma detto ciò, chi lo vuole, cosa ce lo giochiamo a scopa? Che lo presenta? Sono molto emozionato, veramente. Perché abbiamo un pittore, un artista, un performer, diciamo, e Cattelani. Weiner. Lo conosce, Weiner Cattelani. Chi lo conosce? Conosciuto Catlan, ovviamente, cioè... che reduce da su mia quando morte da fa, da Gadi Galleria da Partota, è stato a Fabbrico, a Gavassa, ha fatto un giro da UFO, ha fatto le più grosse San gallerie, sì, San Bernardo, Freius, San Gottardo, al Monte Bianco, ha messo un sacco di tempo a passare, e praticamente adesso siamo qua perché abbiamo grosse novità, come possiamo vedere anche a schermo. Ciao, un quadro schermo che un non anticipare nulla perché dopo si vedranno da casa così. Intanto se vogliamo far entrare il nostro artista, facciamo entrare l'artista perché non possiamo tenerlo nei camerini. Ma non troppo però perché potremmo infastidirlo, Al Catlan. Benvenuto. Si accomodi. Sentiamo il maestro
Prenda, prenda la cadrega, lo sgabello. Venga, venga qua in mezzo. Alle, venga, venga qua. Alle. Ecco. Presenti il suo quadro, maestro. Non è inutile che si metta a sedere. No, aspetta un attimo, noi non stiamo vedendo niente qua. Dobbiamo spegnere e riaccendere. Come la... No, se no c'è un cassotto. Come la energia, no, perché noi ci dobbiamo vedere, ragazzi. Se no, siamo dispersi in un bosco. Arrivo a vedere con i cavilli che stasera vi avere come sta. Comunque, buonasera a tutti. Sono Weiner Cattellani. Parli vicino al microfono, maestro. Sono onorato, non ci siamo visti prima, niente, non dà la mano. Si mette le cuffie, dopo ci descrive anche l'opera. Dopo ci descrive l'opera e come mai abbiamo avuto questo onore di avercela in anticipo così. Ma sapete che io per voi ho sempre un occhio di riguardo. Questa è un'opera che mi hanno richiesto in tutte le gallerie, come avete detto prima, del mondo. Però cioè, di fronte all'amicizia che ho per voi, secondo me l'Hermesa Pecche è bianca, allora le dico perché era freddo. Alan la secchi più che l'Hermesa Pecche, no? Comunque è bene che c'è lingue, che sia qua. Ma è, diciamo, questo quadro che penso abbia un valore inestimabile. Lei, lei grazie al nostro network, così cioè lei. Cioè, sono mia, ma io ho pensato per lanciare questa parli pur vicino al microfono che lo voglio sentire. Pensato per lanciare questa radio vostra che mi piace molto, ho pensato di proporre un'asta di questo quadro che mi è stato valutato tantissimo in tutto il mondo. Non stiamo neanche a dire perché non voglio spaventare la gente a casa. No, più che altro ci fanno la punta e ci viene a rubare. Ci dica almeno il prezzo. Una base d'asta, ecco, così. Partirei da 3.000 euro. Da casa potete scriverci su WhatsApp e fare la vostra offerta. Adesso, aspetta, prima di mostrare il capolavoro, vorrei che lo introducesse il maestro. Ecco, maestro, se potesse prima dimostrarlo. Spieghi Cattellani. Ecco, dirci cosa ha voluto fare, cosa ha voluto... Beh, qua... Vabbè, dai, Ale, facciamo vedere. Mostriamo questa cosa perché sono veramente... Devi parlare sui microfoni, sì. Sennò non si sente, signor Cattellani. Usa quella così, guardi, sta più vicino all'opera. Che lavoro! Mi sembra che parli da sola, sì. È un'opera che insomma, è nella sua diciamo così semplicità, sì. Però racchiude la fama. Lei c'ha questa nella sua semplicità. C'è una cosa che si accomuna con, perché lei è un frutto, se mi posso permettere, del maiale, no, del Nimel. Sì, quindi lei, essendo, ha immaginato come se il Nimel fosse Nelber e quello lì fosse tipo il Pirca, Getakei, insomma, e quindi... Posso dire un lavoro? Secondo me la rubai in un buffet, una volta c'è. Abbiamo un critico fallica. D'arte, è una cosa, un fallico, c'è. Diciamo che c'è stato anche un momento che ho pensato Secondo me l'ha anche a tastè, perché le belle comincie, cioè almeno porta di te, insomma, mia. Se mi posso permettere, sempre maestro, hai assente anche un l'odore, un po' di macchina, però clima bitto cos'è, però la porta della banana, ma l'era intera la mia bocchetta prima, e manca anche una fetta secondo me, manca il cool. Però qua potete vedere proprio tutto l'interno, quello che manca comunque arrivando al dunque. Arrivato al dunque, sono andato più avanti, certo, sì, ha ragione. Ho aggiunto qualcosa. Per cui, ascoltatori, che al prezzo occasionale 3.000 euro come base d'asta, alla fine della trasmissione, insomma, noi te la si aspettò che in quel chidun rilanci, è una base. Soprattutto gli estimatori, perché qua abbiamo avuto due ospiti alla sagra del Cicciolo d'Oro di Campagnole, secondo me loro possono essere molto interessati a questa cosa qua. Subito. Potremmo anche mandarla questa cosa qua, no? Adesso partiamo con i video saluti, che... e così liquidiamo il maestro. Un applauso a Weiner Cattellani. Se si trova qualcos'altro in frigo che vuol portare a attaccare un quadro, non esiti. Grazie per voi, io ci sono sempre. Bene. Lei è un signore. Costa che della fola noca, che le bella e le poca.
Come la? Weather di Melar Sanchez. Ascoltò solo Radio Nime. Dio Vestradora. Aspettiamo. Sniva Cater. Dal Dec. Dal Dec. Dov'è? Naturalissimo. Anche in cuore. È stato naturalissimo. Era difficile ricordarsi perché il dialetto è più spontaneo che studiato. Sapete il giovedì sera? Ma io seguo Radio Nime, ragazzi. Come si, in dialetto come si dice? Radio Nime. È un'abitudine che hanno molti ciclatori. Bene, ciao, buon guarda, grazie. Ma cos'è che ascoltate il giovedì sera voi? Ma in dialetto come si dice? Ascultom? Ascultom, Radio Nimela. Anche te? Posso dire il telefono montanaro? Sì. Meglio ascolt, Radio Purcell. Che forti. Ma sapeva il giovedì sera, Wetter? Wetter, ascultom, Radio Nimela. Ma chi si, Wetter? Siamo della cantina Riunite C. Riunite C. Una delle nostre cantine, la migliore. Ecco, anche a te ascolta. Ferbacco tutti i giovedì sera. Radio Nimela. Radio Nimela. Ah, che bello! È il nome biologico, fratello Sole! Perfetto! Bene, bene! Bianca Sfere Basta, che sede basta! Sfere Basta! Video! Se noi di Maiali dell'Inferno scopriamo sempre! Radio Nimela! Radio Nimela! Anche Nimela! Dai! I Maiali dell'Inferno ascoltano solo Radio Nimela! Si ascolta? Radio Nimela! E salutiamo il tubo, che l'ho riconosciuto lì, top di gamma. Bene. Che mi sembra un'ottima situazione. Ci andiamo via, via i cosi in cuffia, li adoriamo, ma basta. C'è ancora in cuffia. Allora facciamo un mashup. Ci siamo. Questo è un omaggio al nostro fratello Gaudio. Gaudio. Che pronto, prova. Aspetta che è un distorsore. Aspetta che è un distorsore che adesso mi sembra. Vorrei vedere. Togli il... Ehi. No. Cioè, ai. Niente, allora... Stasera, Alex. Guarda che Gabbio Sgabelli c'è un film. Che fa massa, sembra lì. No, lì io provo... No, senza fare, ma in po' lì. Beh, vinchi. No, è andato le cuffie mi dà una distorsione. Nelle orecchie noi sentiamo. Prova. Dai, il bello della diretta, ragazzi. Vuole partire. Ieri piovette tronette, che lusate, che saiette. Per quindi goccia su goccia c'era aiuta la plice faccia. Stavo io stando il cadenzo della marletta del ciuso e sberluciavo da un muso i costoni dell'acqua che venivano giù. Se ho visto un muccio di naderi sguaterlare del mio fossalino, favano tanto casino, quacquara quacquara quacqua. Mi sono piombato già in oca a casa del mio sbinante. Mi ha dato dell'ignorante, ma ciò nonostante ci ha detto così.
Se vedo ancora i tuoi naderi squatterrare in del mio fossatino, io branco il mio soppettino e ci tro. È inutile che te mi venghi a dire che i naderi cattati nessuno li può dire. Se sguassano in del mio fossatino, io c'ho il mio soppettino, ci miro e poi ci trovo. Ale citria, che io chiamo la polizia. Se appena appena li tocca, lei viene poi giù dalla brocca. Ci faccio dare in questura il riso con la verdura. E poi la mando in galuffa a fare la muffa per 5-6 anni. Oggi mi sono svegliato prima che gallo sdraiato, e ci sono rimasto di ghiaccio mentre che favo un badaccio. C'erano i naderi stanchi, erano tutti mucchiati, tutti con gli occhi sbarrati, i vecchi arrestati, i riti all'insù. Qua, a fare i segni dell'acqua, quei naderi insilati erano morti legati. Il mio sinate sbagliato che io ci avrebbe sparato, mo anche se ieri l'ho detto, mi disse che ha detto se io ci fai, ci trevi, ci stressi, insomma, se go spare. Ma cosa c'entro, mi scusi, se erano pieni di busi, sono mica stato a mia farli, e forse ci avevano i tarli. Certo erano usi cicchini, sembravano quasi pallini, mo anche svinante cioccato, se morto negato, che colpa ne ho? Era anche lui l'asacquato e tutto sbusato, per me era tarlato, è morto negato, il resto non so, ne sogni. Applauso sempre capolavoro. A Gaudio. E cominciamo a salutare. Ecco, che si è blocchetto. Niente. Ecco, prendiamo tempo allora. No, ringraziamo innanzitutto tutti quelli che ci hanno fatto i video alla Sagra del Cicciolo, la casa d'anime, Inime Arzan, Risico, Millerman di Maiali dall'Inferno, Cantina della Bina. Esatto. E poi ringraziamo la strana coppia che ci hanno ospitato con Selde Basta. Bellissimo. E grazie. Armando Bolivar, benissimo. E ricordiamo, quindi, a proposito, ricordiamo, bellissima, è stata veramente una bella cena, un bel pranzo, quello del 14 dicembre a San Sisto di Poviglio, che ancora da dire, però le stai veramente, ricordiamolo, no? C'è Pasini, Daniele, stavolta a Imparlom che è stufom la zinta. Stavolta non mi ha parlé, stavolta esagerò. Ogni blocco quindi, ricorderemo questa la cosa. Cena a San Sisto il 14 dicembre, ci sono ancora posti liberi, e smania dalla Capleteda. Con Cugin e su mia cosa di Fasolo, ragazzi, invece che tornei con te, la poca vedra, ecco, fare la rotta, la neve a fare la rotta, e poi ha detto che stanotte elimina il doppio, esatto. Prepara il badil. Secondo me, hanno fatto un po' cose spulbrash, perché terrorismo. Comunque, a me spiega quando sono i cani ferri, perché a me quando lavoro non dà fastidio. Sì, e poi volevo dire una cosa a quei nostri amici. I nostri amici che ci seguono chiamano l'inverno endivlatore in tal cul. Allora, a proposito, vogliamo dire anche gli ospiti? Rimane un segreto? No, non cambiate canale, no. Anzi, aggiungetevi, chiamate degli amici a corrente numerosi, perché chi abbiamo, Lele? Allora, abbiamo le cagne sciolte e gli ukulele radio show. Che memoria, che lavoro. bene. Memoria, che va a dire. Allora, adesso in rapida sequenza avremo i video. Pam 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 pam. Esatto, lì. Vi ricordate che facciamo sempre i video Nessi, no? I video stupidi. I video ignoranti. Che se per tutta la roba che gira per WhatsApp. Noi la ritiriamo su come l'isola ecologica. Ma il contenitore di video ignorante. Buttare la mia via. Buttare la mia via. Adesso sono detto sarà sperda roba 2 anni fa.
Morale che ci abbiamo il vincitore della scorsa settimana, che era quello che aveva fatto lo scooter con la tromba, eccetera. E poi ci sono altri due video in foam tree, perché sennò a me non ha fatto ridere, sinceramente. Però se, però se voi da casa volete votarlo, votate. Sai, la gente stasera che ne ha due entri con la spacca. Stasera dovrebbero avere Duke, dovrebbe almeno battere. Ci sono sempre le votazioni su Facebook, quindi vi troverete i tre video, così. I due video più quello della settimana scorsa, che vediamo se resiste questa settimana o se non possiamo farne troppi, perché siamo limitati come giga del contratto telefonico, quindi ci dobbiamo andare poi non vogliamo poi mica questo è il vincitore la settimana. Senza far vedere dal culo di cose, preferivo un culo però c'è un po' inverno anche a Europa in Cagliatriciarda, lo sapete che dovete votarli poi comunque qua, questi video esatto. Oddio, adesso ho già visto l'anteprima questo secondo me è carino, molto bello, carino, c'è il suo mette un po' a partire, ma... come Total Bestie, il Bestie un po' mi ha stupito, quello è anche detto il cambauletto, vedi? Sei un po' protagonista, davanti alla televisione. Ma almeno dagli una cinghiata, no? Filmalo. Almeno il presidente della catena da trefola cambierà la PSD. Vedrei pensare, ma chi lo partesse lo partirà lo o le alboreto. Ragazzi, perché i campi punissimo che noi è mettivo un nome se la rincontraria sbutteva la al cammino al casco però sembra finta comunque. Sembra finta, però che un cenno dentro è proprio tutta. Gavassa. La Gavassa, questi qua l'ho riconosciuto. Schede quella del Cagnulain. La targata GA. Adesso è Gnomnetra, anche per Noether. Perché questa che da putain, dopo aver già un po' in dialetto. Almeno a fra. Gruppo Aeromechi. Era un zoo che fa Noether. Un zoo che scrive da Cino. Grazie per viajar con noi. Sotto ci sono le indicazioni della... Opla! Asciama il capitel. Chi scherzi con le femmine al capitel, era che tira in mezzo al breghi e mostrava tutto al tuo portone. Chi ragazzi sopra tutto. Le che non erano le mie cattive, il capitello non da dreda poteva meghi in budanti occhi a mia che potti strambuc e potti strambuc. Noi altre una volta abbiamo legato un nostro amico a una scala mentre c'era sopra. Ciao Leo, se ci stai seguendo l'incora lighe la portella a resa ci ha messo al capitello Afsana al carnera al carnera perché si particolera mi è un normale disegna scandiama. Allora, adesso abbiamo Leo che il disco è piuttosto che lavorare, va bene tutto a noi. Te sei fatico, Conte? Tanta la mera. Allora, a come anche una dedica dai ragazzi che chiesto a cercare in dialetto? Sì. Oh ragazzi, se si togo. Ma che sei poco dialetta, sono un po' mia di fanatic me vuoi. Li va detto anche Pasini, che com da parlare di più in dialetta. Siamo anche abbastanza, ci rivolgiamo un po' a tutti, un po' di dialetto. Che di giovane che hanno imparato, se invece diventessero in integralista, i giovani ti ascoltano in meno. Comunque invitiamo la gente a votare, ragazzi, perché è sottolineato in blu e perché mandiamo i video, se non votano e non gli diciamo che possono votarli, abbiamo mandati per niente. Votate i video che... Poi è bello vedere quanto insomma che chi vince, secondo me è bella la mia idea, secondo me vince manca a me dire se è capitele non so perché dai. Quindi adesso presentiamo le prossime ospiti singolare però il nome è le cagne sciolte, ecco il loro video vai. Quel che ho imparato che esistono due soli tipi di uomo: quello da tette e quello da culo. Quello da tette è premuroso, affidabile, affettuoso. Quello da culo è bugiardo, incostante, esilarante.
Quel che ho imparato è che ci si fidanza con il primo e ci si innamora del secondo. Avrai serenità e stabilità da uno, solo per fartele togliere dall'altro. In comune i due hanno soltanto la capacità di entusiasmarsi per un pompino somministrato a regola d'arte. Quel che ho imparato è che l'arte è più potente sia delle tette che del culo, e che una volta che l'hai imparata e messa da parte, i tipi te li puoi tenere entrambi, perché nella vita, quel che ho imparato, è che dalla vita non si può mai avere tutto, ma si deve sempre pretendere il meglio. Oh, bello. Bello. Eccoci qua in diretta. Oi, una cagna. Una seconda ospite femminile che domma è... Abbiamo una cagna sciolta. Possiamo chiamarti cagna sciolta? Certo, o c'hai un nome di battesimo? No. Chiara, per gli amici Chiara. La scantastorie. La scantastorie. Ecco perché ci metti sempre dei like, anzi ci pubblicizzi. Certo. Chissà perché. Beh, chissà per perché. Personale. Perché come... lei è santa come questa signora. Esatto. E poi dica. Qua... Io, poi la qua... Madonna. E messa insieme a questa? Cosa fa? Aspetti là. L'abbiamo già fatto quello. Ok, niente di nuovo. No. No, parliamo allora, di Mello. Ecco, bon. Allora, intanto... Noi traggiamo un video. Bon. Okay, c'è la noi abbiamo una che ti deve fare un saluto. Ti dovrebbe dire qualcosina. Sì, ma tipo una carambata. In teoria tipo siete... la posta per te. Siete in due, no? In teoria siete in due nel gruppo. Sì, allora c'è la mia signora. Esatto, e c'è la tua signora che... vabbè, adesso... allora... momento, aghezza la corrispondenza. Pensavo di fare la sorpresa. Momento De Filippi. Momento De Filippi. No. Però poi lo faremo sempre, all'ospite per vedere qualcuno che... Allora, no, neanche... Questo era carino. Però quelli di dopo, il blocco dopo. Quello che ti ho mandato con WhatsApp. Vabbè, commuoviti di... No, neanche questo. No, ragazzi, non me l'aspettavo. Allora, cominciamo a dire. Allora, Ale, quando sei pronto, poi dopo ci blocchiamo. Vai tranquillo, te vai più tranquillo, Ale. Quindi intanto parlo di noi. Bravo. Allora, noi volevamo sapere perché andate... nei bar, in quei locali lì a stressare la gente, cazzo, cioè, per dire, no, più che altro ti spiego perché. Qual è il noi, progetto? Noi, qual è il progetto? Il progetto era riuscire a trovare il modo per bere gratis sempre, no? E quindi abbiamo detto, perché non ci diamo alla poesia performativa, allo spettacolo, al cabaret, che è quello che facciamo. Quindi io venendo, appunto, ci siamo incontrate a Bologna, morte di fame, studentesse di lettere, quindi cameriere. E prossime disoccupate. Ovvio, ovvio, cioè, ovvio. Ci siamo inventate questa cosa, unendo la sua arte, che è quella della commedia, no? Della stand-up comedy per l'esattezza, che è quell'arte americana che nasce nei bar sempre, sempre per rimanere nel tema, dal tanto per hangers, per allegarsi. E io invece venivo dalla stand-up poetry, che è un po' la stessa cosa, solo legata alla poesia. Sempre molto Lei la presenta? Lui è un po', è stato un po' il pioniere della stand-up poetry. Diciamo cabaret e diciamo che volevamo scroccare da bere il più possibile, quindi quindi cosa fate sostanzialmente? Andate nei bar? No, portiamo in giro il nostro spettacolo adesso unendo questi rispettivi linguaggi, dato che parlavamo entrambe di allevamenti di pulcini, di pulcinetto, insomma avevamo delle tematiche molto affine. Il nome è emblematico. Immagino, cioè. E quindi poi abbiamo, lei venendo da Bari, io venendo dal nord, abbiamo un po' creato questo, è partito tutto a fine giugno, inizio luglio. Ma dal nord dove te? Non lo so neanch'io esattamente, cioè la mamma è di Mantova, il papà è del Cozzot, quindi Reggio Emilia. Godi Socco. Agunti anche da Babla in dialetto. Perché visto che lo sai, almeno insegna quello che la nonna è riuscita a trasmettere. Sì, un saluto a mia nonna felice di tutto ciò. Salutiamo la nonna. E quindi cosa facciamo? È andato il mio monologo, è piaciuto? Sì, sì, sì. È piaciuto, adesso vedremo poi le cose. È uno le dei pezzi che sei, fai da sei vivo. Tra il cane dietro nello scuta, non hai mica visto i video di prima, no. La gente sta votando. Forse la settimana vincerà il cane che fa il carrello in mano, e quelli che suonano la tromba sul motorino. Abbiamo cercato di valorizzare adesso. Volevi proporci qualcosa? Proporci quel dal vivo? Sì, allora avevo preparato un pezzo, nel senso, adesso mi faccio pubblicità.
Potete seguirmi, pubblico un sacco di foto porche su Instagram, quindi seguite il mio profilo, io sono, eccola, ecco mia sorella. Ecco, vedi, scusate. È arrivato tutto il video. Stanno arrivando corrispondenza. I pensieri dell'altra canna. Da Bari vecchia? Sì, sì, era in macchina. Perché sono incazzata nera, perché quella troia di Chiara Cantagalli, in arte la scantastoria, ovvero la mia collega delle cagne sciolte, ha deciso di andare nella radio più bella del mondo, a Reggio Emilia, ovvero Radio Nimel, proprio oggi, quando io non ci sono, e sono appena tornata in Terronia, ad Acquaia delle Fonti in provincia di Bari, lo dico per chi mi volesse venire a stuprare, non so se in radio si possa dire stuprare, comunque, una gran troia, non so neanche se in radio si possa dire troia, in tal caso è una gran troia! Vabbè, comunque, in ogni caso, un bacio a tutti i reggiani. Cazzo, è Reggio Emilia, poi boh. I ciccioli a me non piacciono, però, no, vabbè. Il cicciolo d'oro è sempre una bella festa. E niente, che dirvi. Comunque, io a sta stronza l'aspetto il 18 a Martina Franca, al caffè letterario Undercover, sempre con le cagne sciolte, e il 19 a Bari, al Cabaret Voltaire. Un bacio. Grande, un bacio, oh. Maristanda! Cioè lei guida anche? Guidava e ti insultava, quindi oddio, cioè, questo non lo sembravi mai detto. Collegamento così in filo. No, beh, infatti in teoria lo spettacolo si basa sul fatto che io cerco di farla seria, ma non ce la posso fare, chiaramente, e lei mi insulta e smonta tutto quello che dico, in rima, o ci provo. E detto ciò, sì, abbiamo fatto diverse date, adesso eravamo al nord e poi mi sposto al sud e la raggiungo. L'ultima data è il 20, che poi io ho uno spettacolo da sola a Lecce. Detto quindi ciò, giri come una trottola. Giro come una stronza, te l'ho detto, tira più il bere di tutto il resto. Comunque, noi... Gresne gnocca in mezzo a noi tre quattro, perché sennò canoe tre al dati viene mia fuori. Niente, allora ci fai questo benedetto aspetto che ste sirudella gioca. Come si intitola questo tuo monologo? Squari pari. Squari pari. Nasce dal fatto che mia mamma, che è mantovana, dice sempre il fo prima a metà tin dal chiul che in la testa. Ma dice sempre che a me vuole anche se è mantovano, non ha bisogno di traduzioni. E di fatto è vero, perché nel senso, quando dovevo prendere una decisione forte, invece di guidarmi la testa, mi ha guidato l'intestino. Nel senso che vivevo con una persona, dovevo andare via da quella casa. E sono andata via semplicemente perché non riuscivo più a fare la cacca. E quindi, cercando, spulciando su internet in cerca di una soluzione, ho trovato questa cosa che si chiama Squari Pari. Una cosa veramente assurda. E voglio, cioè, io ho fatto una poesia su questo. Un tuo viaggio. Sì, e fa così. Guardami. Sono qui, accanto a te. Ma tu non mi vedi, anche se ti sto di fianco nel letto. E mi scappa una puzza. Cercando di non provare imbarazzo, non la trattengo. E lei se ne esce lentamente. È una di quelle lunghe, silenziose, melliflue. Una scorreggia della peggior specie. E come sempre sono solita fare, ficco la testa di sotto al piumone per tastare l'odore che ha dentro questo mio da te un tempo manco troppo remoto desiderato corpo. Tremendo. Eppure inspiro con sincero gusto l'irresistibile intrigo del disgusto. Dai, prova a sentire, ti invito, sventolando il piumone, per poter condividere con te questo assaggio più volatile della profondità più remota del mio essere. Come sempre sono solita fare con tutto ciò che mi entusiasma, mi emoziona e mi commuove. Ma tu sei rapito da un programma TV. Toh allora, t'afferro la mano, tasta il mio culo, sodo, rotondo, sì, il mio vanto, ma ancora per quanto? Per poco, io temo poi, s'avvizzirà come prugna disidratata, poi si sfalderà come pesca su terra sfranta, poi si esacerberà la flore dei suoi frutti, che saranno sempre più aspri, sempre più duri. Senti già, ora che è da qualche settimana, che non riesco mai del tutto a sgravare il corpo dal superfluo. E quindi, allora, non riesco a non pensare a John Wayne. Senti, ascolta, che quando è morto aveva 19 kg di scorie fecali nell'intestino e dovettero fargli un clistere per poter chiudere sopra di lui la bara. Elvis Presley ne aveva 27 e io queste cose le so perché lette sul sito dello... Squari Pari? Squari Pari.
L'originale panchetta made in USA per una corretta evacuazione delle feci. Cioè, tu senti che è americanata, lascia stare, va, lascia stare, lascia andare la tua mano che ritorna repentina ad agguantare il telecomando. Io ci ho provato a titillarti i sensi tutti, solo il gusto resta escluso che si è perso dentro tutto questo amaro che sta nella mia bocca. E allora mi tocca di restare qui, accanto a te, pregna di potenziale fertilizzante, cercando di non pensare che se continuo così potrei davvero fare la fine di John Wayne. Ragazzi, veramente proprio una bella fine di merda. Bravissima. Chiara. Bene, io sono la Scantastoria, trovate la mia pagina. A parte le due, che siamo a memoria, tutto già in diretta, tutto a braccio, noi. Senza testi, se non ci sono schermi. Vabbè, ci tengo a precisare che faccio uno spettacolo di un'ora, tutto a memoria, nonostante le droghe in No, non dovevo dirlo. Ciao, vabbè. Nonna. Ma lì sa, dai, però, che lo rivene anche lei. Abbiamo tua nonna, infatti, signora. Ecco, che volevo chiederti, Chiara. Chiara, a parte le due date che ha specificato la tua socia, hai altre l'ultima date? A Lecce, e poi abbiamo in Bazza al centro Italia, Modena, okay, abbiamo diverse cose. Possiamo ricordare però anche quelle delle sette, quelle che ci sono già state, dove non potrete andare, ma noi sono state molto belle sicuramente. Però voi fatto, non sapete un cazzo. Abbiamo niente. Fatto nel Mantovano diverse date adesso e poi finiamo a Lecce. Cioè, insomma, nel Varese. Chiudiamo lo stacco. Oh no, dobbiamo andare con Chiara, adesso dobbiamo fare un dobbiamo fare un lavoro giù di testa, Devo capire meglio, niente, a posto. Ho detto, sta che. No, perché noi gli ospiti Chiara li facciamo cantare. Qua voleva venire a dirigere al maestro, non mi ricordo si chiama, prega Dio, no, poveretta, è morto. Beh, Netter, con la televisione invece la fonda Vince Pempera. Vince Pempera, bravo, al fiol della pimpa, Lilo. Povero Vince, allora c'è a me Pempera. Siete qua? Ragazzi, Torero Camomillo, 1968. Abbiamo fatto, questa qua è un momento di storia. Sappiatelo. Beh, la sai? Sicura, ti senti pronta? Non la sai? Non la sai, ci vieni dietro. Fai i cori. Perché tanto noi cerchiamo di violentare tutti gli cosi che gli ospiti che vengono. Io faccio anche il sistema carico adesso. Allora, preparatevi lo zucchino d'oro. Cantatela con tutti voi. Insieme a noi, riprendetevi e mandate le mie in dialetto. Volete che Gini cercare in dialetto? Oh, è proprio mi ha fatto. Beh, olè, le in dialetto. Facciamo delle robe in cui. Ed è un periodo dove si parlava dialetto. Questo sì. Lele, la bella nota. Tandara. Olè. Già il toro è nell'arena, però non c'è il torero, cos'è questo mistero, chissà dove sarà, olè! Lo cercano ovunque, la folla intanto grida, che vuole la corrida, che vuole il matador, olè, olè, olè! Il matador chi è? Torero Camomillo, il matador tranquillo, che dorme appena può. Torero Camomillo, se il toro ti è vicino, tu schiacci un pisolino e non ci pensi più. La folla va in delirio, vedendo quel torero accarezzare il toro e poi dormirci su. Olè! È buono sottomesso quel toro grande e grosso che fa da materasso al grande matador. Olè, olè, olè! Il matador chi è? Torero Camomillo, il matador tranquillo che dorme appena può. Torero Camomillo, c'è il toro che è vicino, tu schiacci un pisolino e non ci pensi più. Olè! Olè, olè, olè! One more time! Olè! Olè, olè, olè! E con questo si chiude il blocco dedicato ai bambini, grazie alla Chiara. Brava Chiara, brava Chiara. Sposami, cazzo! Ma come fai a stare con loro? Allora, no, sta che aspetta un attimo. Dove vai?
Adesso dobbiamo presentare i prossimi gruppi. No, poi ci siamo persi. Ci siamo persi la scaletta. No, a parte la scaletta, ci siamo persi Lele che doveva spiegarci una cosa, ma l'ha saltata. Alla fine. Spieghi un cazzo. Perché la gente mi sta mandando dei messaggi perché vuole l'almanacco del giorno prima. Allora, parto. Allora, mi ecco da spiegare. C'è un minuto. C'è un minuto? Sì, veloce. Taglia. Beh, è stato bellissimo. Vado avanti. Aspetta un attimo. Allora, l'unica cosa è vi spiego prima un lavoro. Al Veniet Pom, che le può un lavoro che sdrova a fare il savoret, perché è un ingrediente dal pes di Tortlane. E dopo vi spiego un po' come è il pes di Tortlane, che non è un pesto di marmellata, se no in mi Tortlane Nadel, in di Tortlane che io faccio la vostra, soprattutto io faccio il mio arreso, io faccio da clienti aperti dal mondo. Fine la discussione. Allora, ci da fare, intanto che da fare, al savoret cosa stesso? Prima si fa un sidro, cioè una grattugiata di pom o per o comunque frutta dalla casca. Il suo mestiere. Viene grattugiata, poi torchiata, si fa questo veint pom, col veint pom che al va buiù per ridurre almeno due terzi il volume iniziale, poi da quel veint pom che, da quel savoret che iniziale, si butta dentro dal fetti e per e pom. Anche se grip nobili, pere nobili, che è un pero particolare. Nobile. E alla fine, in 10-12 ore, si crea questo capolavoro di bollitura. Si crea al savoret. C'è chi, non è il caso di casa mia, usa al posto del veint pom, usa il mosto 2. Però, adesso John più o meno a Spagna, perché dopo a Savoret, intanto al pes di Tortlane, scusami, al Wolfat e pot new che è l'omlena Spagna, e poi sin tu, perché si devono i sapori amalgamare e diventare che... Quindi, circa, grattugiare 400 grammi di cioccolato fondente. Mettere alcuni marroni, che sarebbero le castagne, che è il più nobili, lessate e poi dopo vogliono tutti i tridedi. Caffè in polvere, un cucchiaio. 400 grammi e savoret, che le può la cosa la che voi spieghi prima. Poi da se fom. 300 grammi di zucchero, 400 di noci abbrustolite, 400 di mandorle abbrustolite. E scorza di limone grattugiata, tutto con lo zucchero e vento tridè con il coltello, perfetto. In maniera grossolana. Poi dopo, un po' dove passa, e poi si mette un po' di sassolino, si assembra il tutto, stile la settimana, con un di a 60, salva bene, allora ti fai i tortellini. Se no ti metti quello che manca, forse non ho detto i cosi. Un panificatore devi sviluzzarsi. I scacchetti. No. I marron. I amaretti. Amaretti. Ah, beh, infatti ci voleva. Un po' d'amaretto. Ecco. Un po' d'amaretto. Dopo di waiter. Però oggi mia che i tortellini i tortellini Nadel, che fa con la marmellata. Posso dire un lavoro? Poi hai affeva menona, perché la tacchè da raga sola a prepareria e la finita feria che era menona. Cioè, vuol vinta a fare che lavoro lei. Ma poi manca un particolare. È il savoretto, le mie buone lanche fa. Un per Cleter. A chi da partire? A chi da partire in co infatti, e le frutta migliore. Savoret balsamico. Chi fa savoretto non mangia savoretto, fra l'altro. Poi intanto che lo preparate, piantate una pianta di datteri, che quando sono pronti i datteri è pronta anche il savoretto. Dai, va. Posso fare un annuncio? Cosa costano al chilo al dettaglio quei lavori lì? Tipo in un negozio, se li trovassimo miliardi di euro. Costa in più che al Queder bagai. A proposito, Rivena, non fa. Sì. Una si affair per Derek Fogg. Facciamo questa. Facciamo pubblicità. Io ho scritto anche un libro, prosa e poesia, un po' balorda sempre. Lo trovate sui miei profili, i miei contatti, la Scantastorie su Facebook. No. Bene, su una cosa bene, chiudiamo il blocco. E adesso presentiamo l'ukulele. Arriva un video degli ukulele che ragazzi, arrivano. Rimanete con noi, non guardate la TV radio e fa cagare.
problemi alla vita quotidiana, perché ogni piccolo sintomo, ogni piccolo doloretto viene a trasformarsi in un potenziale rischio di chissà che. Eppure, tra l'altro, anche nel mondo degli artisti ci sono degli esempi. Pronto? Sei già sveglio? Sì, per forza, devo aspettare un coglione che venga qui a fare un video. Ah, ok. Ascolta, prepara il caffè, sto, sono qua. Oui, je suis Catherine Deneuve. Oui, je suis Catherine Deneuve. Et tout le monde casque le bébé. Quand je vais au restaurant à manger des escargots, les garçons me disent, tu es Catherine Deneuve. Oui, je suis Catherine Deneuve. Chi è la clatrice? La sa un po' d'ora che mia. Mi ha salutato. Guarda che l'ho mai salutata una volta. Ah, è vero. Ciao Bruna. Chi erano questi sex symbol di questo video? Di cui uno l'abbiamo predisposto qui in questo momento. Il più sexy. Il più sexy, ovviamente. È stato votato da una giuria popolare. Per il cappello. Io devo tenere il cappello perché sente i capelli già bianchi così. In radio vengono male. Ma poi fa che è un'attaccatura che le mie che hai bisogno dal cappello per farmi vedere che hai capito. Guarda, che hai capito invidia. Mi volete bello? L'invidia di Marco. Mi volete bello? Mi volete che va solo il cappello? No, ciao Ricca, adesso ti sento. Ciao Marco. Siamo poi amici tutti della vecchia data. Il Conte sta bene tutto comunque. Conte, ragazzi, è una sorpresa. Ricca, mi dimmi. Io ho messo anche su una seina con Ricca, che è come viola. È bella e simpatica lui, perché poi alla fine dovete annustrare la provincia. Fa presto a far pan. Però hai la licenza te di fare. No, perché io lo conosco dagli anni 90, i primi anni 90, che anzi col personaggio che adesso sembra anche una persona normale. Nei primi anni 90 girava con una scarpa di un colore, una scarpa di un altro, era punk, diciamo. No, ero povero. No, sai cosa? Che lui le rubava al mercato. Sì, sei stato merda. Allora doveva trovare la destra e la sinistra. No, erano tutte destre. Erano tutte destre, tra l'altro. Come si apriva a casa di lui. Ero povero e messo male. Niente, con lui comunque negli anni 90 abbiamo fondato i PPFL. Adesso invece vieni qua a proporre giustamente gli ukulele radio show a Ghet di concerto a Faradesco con quelli. No, noi cos'è. È un progetto solista, siete in due, sì, infatti. È un progetto solista, siamo in due, però essendo io il bello del gruppo, vengo meglio in radio. O compagnista, al massimo, ma dopo. Sei il ragazzo immagine. Sì, io sono il ragazzo immagine. No, fate le puttanate, è uno spettacolo meraviglioso, loro nonostante l'età sono bravissimi, e divertenti, bei pezzi. Ah, come fai a fare questo? Non so cosa. Ah, no, ho capito adesso. Vabbè. Sì, vabbè. Niente, concerti bellissimi e stupendi. La cosa che fanno loro, che secondo me le dimostra interessante, le che parodiano un po' i pezzi più cose, però il canovaccio e quel che dice scappisce niente, ma scappisce tutto. Cioè è un'arte. Pensavo invece di aver fatto un gran lavoro. Sì. Sai che quello praticamente al Tasmonte per costruire. Io ho sentito i video per la prima volta perché io non sapevo. Forse ne avevamo parlato a cena. No, ma adesso no, ma è una cosa interessante perché avete una vostra.
una vostra Vero. Carisma. No, certo. No. Ma che lavoro che indossate fuori? Cioè, te voglio sapere, No, è la disperazione. No, la disperazione di aver fatto tutto guarda che andiamo oltre. Ramazzotti e Biagio Antonacci fanno la disperazione, infatti, fa anche Gheri. No, anche noi, noi ci teniamo tra l'altro a rovinare. Noi ci teniamo a far cagare, ci teniamo a rovinare le canzoni di altri, e poi ci siamo messi a rovinare anche le nostre. Sì, hanno fatto dei pezzi bellissimi loro, e poi dopo li hanno rovinati apposta. Poi li abbiamo rovinati, le originali. Avevano dei bei testi, capolavoro. Però dietro questo volersi rovinare c'è comunque un amore per questa. Beh, chi lo ne è che è uno strumento, ma cioè è proprio ammalato. Tutti hanno fatto un pezzo di Nadè che stasera faremo sentire alla fine della sera. Belle idee che metti il cattivo a fare, che divertimento. Sì, allora, abbiamo il nostro singolo natalizio. Marisca, a posto a fare una domanda, ma te ci campi con gli ukulele, no? Cioè praticamente ghidi budget che no, per... noi assolutamente, noi anzi a volte ci tocca suonare per beneficenza per scaricare tasse. Boh. Per cui c'è cioè, una fondazione anche. Però per passare al tempo, dopo si fa cioè, l'attività in davetta. Ah, fa il modesto, ma un maestro. Il tuo lavoro vero. Fa il modesto, ma è un maestro di musica. Chiedo. Ah, ecco. Quindi insegna sì. Giustamente Vescle Breva a fare il lavoro che le insegneri a Chieta. Mi scuso per i miei allievi in onda. Vuoi salutare i tuoi infatti un posticipè a proposito diciamo. Un posticipè la trasmissione appunto per quel motivo che perché lui purtroppo le rimpiene fino a poco tempo fa a fare un sono rimasto bloccato dalla neve. La trasmissione durerà 3 ore stasera perché Ricca voleva salutare quelli che stanno suonando con lui in questo periodo, quelli dei gruppi con cui sta suonando, quindi ci vorrà tipo un'ora e mezza. A prescindere. Ogni tanto preparando i concerti di Natale. Noi stiamo preparando i concerti di Natale. Ovvio. Domenica abbiamo il primo. Che culo. La neve ci sta già dando l'atmosfera. Perché a me è il cor, quando mi chiedeva a me Fioli che andava in scuola di chitarra o chi lo vuole, quindi magari era quel periodo che era il lavoro da amato. Per gli insegnanti era la colpa vostra, della ginta. Esatto. E gli insegnanti che diventavano male perché persone la ginta che è una mia voglia, perché poi non tutti che i figli che avevano mandati a scuola. Per me il 90% che frega vabbè, che è una fase della vetta che è dietro interesse. A Vindegona de cosa del batterista Oscar Abelli, dopo la Vindegona che mandava in dicendo Alessio e il Medri a porta venire al cenno alle sciamo, poi dopo loro andavano per il casuo, no? E allora al cenno si sbatteva i marò, allora c'era messo tempo di... fai il numero di tua madre. No, no, perché così vuol dire, no, se ti frega niente, avanzare a dire alle sciamo, no, maestro, adesso... dopo mi pareva? Dopo mi pareva. Ah, gli ricateva? Gli ricateva, fa il numero medro. Dai, dammo il numero tuo medro che se la ciao, adesso non è quanto mi caga ciap una rumba. Che lei la chiave da fare. Che poi soprattutto con tutto quel che spent. Però non lo stiamo facendo parlare, ma lui è timido. No, io sono abituato che... Radio DJ sei abituato a mangiare insipido perché con lei non riesci mai a chiedere esatto. Sale allora fa un canter ma io canto volentieri vi canto il nostro manifesto che si chiama Wanagana visto che noi cantiamo in finto inglese, in finto francese, in finto tedesco, quante finte lingue che sai, anche in finto italiano, sono anche un po' di finto italiano. Abbiamo scritto questo pezzo con saluta Rick, ti saluto sia Corra che Lolla. Ciao Corra, ciao Lolla. Questo Gramlo, questo pezzo che si intitola Awanagana, era molto bello tra l'altro, abbiamo rischiato il successo. Sì. Per rovinarlo, siccome ha un ritornello accattivante, abbiamo messo una pausa. Bravi, per renderlo meno orecchiabile. Esatto, così la gente non riesce a battere le mani, non riesce a cantare. Bravo. Quindi adesso ve lo faccio sentire, potete non cantarlo in coro o non battere le mani. Magari vado fuori tempo come ogni tanto. Ogni tanto vai fuori tempo, come fanno i nostri concerti. Americani rock and roll or Chinese eat I wanna get all tutti frutti on the table you be do. Hey, come on baby I love you I wanna make filu filu with Coca-Cola, Pepsi-Cola, vaffanzoo. Whisky and soda doobie-doo New York I wanna get all Viva Flu, she's my baby Chevingoon. And one for you and one for me all together in Bambi. Country road, take me home. Country road, il ritornello. Awanagana, wanagana, 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 wanag
Gana wanna gana, Tropicana, yeah, Mississippi, I wanna get out. Sex and drugs and rock and roll, what you worry, everybody, blue suede shoes. McDonald's, Trump in Casablanca, Pio cheeseburger con ketchup, macaroni con mostarda, fish and chip. Prison colonists and I choose all in the cold, Michel Wayan, Watley Tower in Taikute, la Louisiana. E svido sempre l'Alabama, svido manca un po' i marò, americani all together sing a song. I wanna gana, Tropicana, yeah. Bello, questo è il meglio che sappiamo fare, meglio che possiamo offrire, no, meglio, cioè in seguete io penso che sia una cosa ingegnere, tornate insieme e tu sei Uco e lui è Lele, no? Sarà il titolo, vogliamo dire al Dema che è licenziato? Allora, dopo Dema è licenziato a priori perché stasera aveva di meglio da fare, licenziarsi. Uco e Lele sarà il singolo di Natale del prossimo anno. A proposito, quando avete scritto nel prossimo video che vedrete sul frigo, che è proprio scritto Uku Lele. Era il tuo camerino. Il conte ha dichiarato. Quindi c'è, dopo, sì. Adesso arrivano le multinazionali. Ha segnato un premio letterario. Quindi. È che il conte ci ha bruciato il singolo di quest'estate. Si intitolava Uco e Lele. tipo, cos'è quello che c'ha il cane? Ma noi riproponiamo il singolo dell'anno scorso. Tanto abbiamo fatto tre LP. Sono gli stessi. Avete fatto anche un LP di pause, secondo me. Abbiamo fatto l'LP delle pause di Awanagan. Bellissimo. Se uno vi vuole sentire, give un sito, give quel dove. Noi abbiamo tutto. Noi abbiamo allora, il Facebook, poi abbiamo Ukulele Radio Show. Abbiamo un mio bellissimo sito dove ci sono tutti i miei gruppi. A pagina 748 c'è la pagina degli Ukulele Radio Show. Perfetto. Quindi www.riccardosgavetti.com è un dominio a parte perché occupa troppo spazio. È un database. E quindi allora noi ti invitiamo a rimanere con noi per il blocco dopo, che se cantiamo una canzone. Puoi anche declinare, ovviamente. E poi dopo, adesso vediamo il video della canzone che Manna. Sta per ecco. Rasta Manna, la canzone che abbiamo fatto noi un po' per i ciondoli. Noi accontentiamo tutti. Sì. Manna. Melo, tutto sto cuore vegeta come tal cielo, l'umone, il sole, la luna e le manne, l'urazza che deve pizza da piccia cannelle, a breve passo che scrivi, Rastamanna. Me.
Ben tourné. Eccoci qua. Basta, il video. Mego troppa vosa. Ma bella donna. Aspetta, ma tira via una mezza coppia. Tira via una mezza coppia e non parlare con loro. Ok. Va bene così? Chiedi sempre a me Conte. Pronto, io... sì. No, un po' di più. Allora, che adesso, perché stiamo straforando abbondantemente. Purtroppo... però si sbattò in mano. C'è Marzullo. No, anche... e adesso ci sarebbero... Intanto a me vuole sapere quel lavoro, dove deve finire il salam. Mi ha capito. Oh, attenzione, San Rubè salam. Cioè, che con un'opera a 3.000 euro e chi che più salam? Oh, ascolta. San Rubel salam. Su mia. Me posso dire, c'è ben ricca su mia, se stai in quel momento, perché... Allora, che problema è che arriva mia dagli offerti, è che mia, perché 3.000 euro sembravano un po' di mondi, e quindi adesso... E nessuno la rilancia, ma guarda che un'opera del taxi è... Adesso la dita da triamo da fuoco. Ti ricordi qualche raccolta che aveva un gruppo di anni, così che agiva quella che taglieva gli opri, Fontana. Fontana. Beh, comunque, siccome era un'opera gastronomica, anche che era una aperta gastronomica, qua c'è la Eno. Esatto, che lei, adesso noi te la dobbiamo recuperare l'aperta perché se l'opera la sta mia in Sam, noi te la La performance era che dopo si mangia, se ma una spende ecco, con fatica poteva andare peggio, qua c'è troppo Eno e mai 3.000 euro troppo Eno a forza di dai adesso fate un'offerta perché non puoi comprare il tavolo, la sei la battuta sul forza dai forza dai sfrusta anche al bagaglio. Mentre che, da che... comunque a parte quello lì che peccato Conte, tutto questo spreco per recuperare a questa disgrazia, se vuoi allietarci lo spirito tra un enigma e l'altro come c'era scritto sulla settimana enigmiotica con una delle tue barzellette va bene stringenti. Barzelletta dei Conti, le brevi barzellette dei Conte e via. Allora c'è un inventore che inventa una trappola pre-top. Però, Soreg, per i Soreg, stop spolmiassente. Soreg, spolmiassente. Quindi arriva a brevete, no? Arriva l'ufficio brevetti, che spiega tutta la faccenda, mi inventa una trappola, con l'altro dice, va bene, me la spieghi. No, con la trappola, Alex, è che la tana ti tira un fil bel tese, et fer, e poi da una parte ti mette dal formai e da cletra del pan. Là sta là, ascolta, fa. E poi? Dopo al top al minfor della tana, no? Che il fil che guarda al pan, guarda formai, pan formai, indecisa, stai al colpo. Allora, l'esaminador, per dire che mia era una cagheda, dice, sì, però vedete, che è troppa roba al pan, formai, al fil, che è troppo da lavorare, bisognerebbe tirar via un po' di roba e tornare quando è bella finita, che dopo la breve tom. Allora, va bene, il vaccac pensa, poi torna, appaga la soluzione, adesso tira via tutto. Spiego. Tira via il pane e il formaggio, lo stesso al filo. E allora? Allora, il top al vino fuori, fa, dove è il pane, dove è il formaggio? Il formaggio stai al cuore. Chiudi tutto, chiudete l'internet. Possiamo andare a casa, basta. Era triste perché arriva perso l'Inter. 5 anni di vita quel povero uomo alla tua destra ogni volta che finisce la barzelletta, veramente. Ma lui scegliva bene, secondo me scegliva bene. Sì, ma quello è il bello. Anche non me lo ricorderò più perché le passa 40 anni quando ero così in tutto. Perché ve la raccontavate dalle orsoline. Vorrei salutare le orsoline. Ciao orsoline, state bene. Allora nessuno... Vabbè, adesso cominciamo a svetlare il corso. La roba non riesce mica a stare in... Aperta con le direi che la buttiamo. Allora se fommi adesso domi saluti, allora vi racconto risultati dell'altra abbiamo da scaletta, allora bravo. Leggiamo, ok, un cast. Vai, chi ha vinto dell'asta e video risultati della votazione. Allora abbiamo con il 78% ha vinto il cane in moto. Ah, boh.
Me che col preva d'altro modo. Vuol dire che ci sono tante donne. Mi piace più il capitello. Vuol dire che ci sono tante donne che guardano la trasmissione, dai. Però le era bella, Tanimoto le era bella. Sintosse Catlan. Allora, vogliamo ricordare anche i prossimi ospiti, Fausto. Allora, i prossimi ospiti, la prossima settimana abbiamo la mitica Teresa Pantani, che è una rappresentante dell'Associazione degli Scrittori Reggiani per quel concorso di poesia di cui abbiamo parlato, la Smanindré, poesie voci di terra reggiana. Sarà sotto esame dal Conte. E ci presenterà qualcosa, in più la Fon Cantelle la spresta a tutti. E poi, udite udite, il maestro Maurizio Tirelli, un'eminenza della musica reggiana, autore, coautore, pianista, uomo che solca i palcoscenici da ormai decine e decine di anni, al fianco di Mingardi, poi ha scritto pezzi per Mina, insomma, sarà una puntata molto molto importante, molto densa di robe, di contenuti. Io lo seguivo contenuto. 40 anni fa. Tutta gente che inizia con Min. Mingardi, Mina, Mino Reitano probabilmente. Girava tutte le miglia per vedere. Poi ricordiamo che da giovedì prossimo ricominceremo alle 20.30, come una volta, su Canale 5 ovviamente. E ricordiamo anche, vogliamo ricordare anche quel bellissimo pranzo che dobbiamo fare. Dobbiamo fare il 14 a San Sisto di Poviglio. Alle 12.30 la Capleteda, poi l'ho messo in tal sit, quindi in depo weather che ne ero comunque vabbè, ma perché la skate Capleda, ma va bene, una cappellata, ma quella d'altronde che sono nuet più Capleda che sono nuet, la mia una Capleda quella. Poi ci sono, appuntamento imperdibile, ragazzi, tutti a San Tommaso della Fossa, che è Novellara, no? Ci sono io. Fra Novellara sono quei tre paesi, insomma. Il 14 alle 17, Somnueter Moton più un DJ e una bottega alla di Mentera. Moton le Polto Group, no? Sì, e Sant Mese della Fossa e Novellara. Alla Siri invece donde Wetter. Noi siamo al Fortino della Sparavalle, a Castelnuovo, insomma, con un nostro amico Moretti Massimo che saluto. E poi e anche ci andrà Sel de Basta e Bolivar. Ospiti internazionali, reduci da coso Ciccio d'oro. Castelnuovo di Monte, mio Castelnuovo e Zotto. Castelnuovo di Monte. E poi la domenica me consigli sapiesa i film western a Sincorda da Domesdegni a Povei al caseificio La Rosa, che fa un faccia a faccia fra Clint Eastwood e adesso mi viene anche l'etero, andiamo avanti, Klaus Kinski. Dopo vi ricordiamo dopo la messa domenica e è 17 per la messa ci vai tipo tardi e fai mangiare il brespo, il Kessler è un brespo. Sì, sei proprio niente. Un brespo. No, sono proprio brespo anche a me. Beh, a me ma e poi che Bolivar che andrà i Provence Guess My Age, che è la trasmissione televisiva che andiamo a vedere se Papi è ancora vivo. Che ma soprattutto me va là e poi dopo che il maletto al Borg del Blue Chap. Che una è il DAG mio personale, perché se stai tre coupon, perché se stavi in semi marrone, perché come diceva Nino Manfredi in Grandi Magazzini, per una cifra così misera è meglio lasciare un gran gesto. Certamente, tre gesti grandi. Tanto voi non ve ne accorgete, ma in questo momento stanno entrando anche i nostri due ospiti della serata, come non vedete alle nostre spalle perché non si vede nulla. E adesso vi lasciamo con la nostra sigla, che ormai è diventato un inno di una città, ma direi più di una nazione. Cominciamo con il ritornello. Una volta, poi la strofa e due volte ritornare. Stasera la variante è l'ukulele anziché la chitarra. Esatto. Iniziamo dalla seconda? La prima sapete a memoria, cantate con noi, fatevi dei video. Fino alla Dela che costa dopo cambiamo. Dopo questa ci sarà il video di Natale dei Motom. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.
No, vabbè, ma aspetta, Pasini, Pasini, Pasini le avrei preparate per le pranze e cose. Salutiamo lui. Tutti quelli che ci hanno fatto gli auguri, che ci hanno fatto, ci commentano, purtroppo che la camomilla ti aveva detto, sì, troppo. No, poi non è te che mia, quindi è di base proprio. Allora niente, vi salutiamo col maestro, che ha già intonato una canzone che ormai è già storia. Guantanamera, coda salder la lamera, quanta lamera, tot per mantir me mojera. Pausa. De 40 anche lavor, me faga saldador, le 40 anche lavor, me faga dirme mojera, goda salderla la mera. Quanta la mera, goda salderla la mera. Quanta la mera, to per mantirme mojera. Quanta la mera, goda salderla la mera. Quanta la mera, sol per mantirme mojera. Ciao, grazie a tutti. Ci vediamo giovedì alle otto e mezza. Giovedì 19 alle 8 e mezza con i nostri grandi ospiti per la puntata pre-natalizia. Dopodiché noi riprenderemo poi comunque in gennaio. Le, no, pre-catlà, che prima che era un salame, adesso che è mia. Cioè, vabbè, nessuno l'ha degnito, nessuno. Però la vel quel, perché era messo a scuola. Può mettere una banana. Dove era prima il salame. Con me è più la cunissima. Comunque... Perché ciao, somiglia a vendermi lo vedo. Ciao, comprate i nostri ciao. Dischi. Non comprate i suoi dischi. Doppiateli. Ciao Daniele, ciao Daniele. Caro Gesù bambino, io ti scrivo un letterino. Come mi fava fare mia mamma, che gli piacevi più di Babbo Natale. Ignorante, e io mi incasso e mi è cascato il cellulare nel cesso. Con Adela stinte no, già che mi è un gatto che marò, in tal l'ambros mi vuoi fuori e in conservo me. Gesù bambino, se no ti saracco come tuo padre, e sai che se partisco anche tua mamma se ne ha male. Con te la stintendo, so che mi è un gatto che marò, in tal lambros non vuoi poter, e in conservo me di me. Della costa in piede più le stelle imperi fino al primo slam. Anna della costa in piede più le stelle imperi fino al primo slam. Sì, però adesso fate quella.